Un occhio gonfio al Grande Fratello VIP ha rischiato di rovinare la seconda serata in diretta a Valeria Marini. Per fortuna, tutto è stato risolto con impacchi di ghiaccio durante il pomeriggio e un po' di trucco in più per passare indenne la serata. Ma che cosa ha avuto Valeria Marini all'occhio sinistro? Nulla di grave. In un primo momento si era pensato ad una congiuntiva, ma invece, come ha dichiarato lei stessa nel corso della puntata, è stato un orzaiolo a causarle il fastidio. Un comune orzaiolo non è altro che un'infiammazione acuta delle ghiandole sebacee poste alla base della ciglia che causa quindi arrossamento e gonfiore. Sistemato questo problema, Valeria Marini può tornare al 100% per godersi un'avventura nella quale sta figurando davvero e proprio regina della casa del Grande Fratello VIP. Valeria Marini è considerata la regina incontrastata di questa edizione del Grande Fratello VIP. Sta catalizzando l'attenzione, attirando a sé le storie migliori e diventando punto fondamentale per le dinamiche del gruppo. La prima settimana è stata quella dell'intesa molto forte con Stefano Bettarini, un'intesa però destinata a rimanere tale visto che la soubrette ha confermato di poter essere solo come grandi amici con l'ex calciatore del Venezia e della Fiorentina. Il motivo? La grande amicizia che lega Valeria a Simona Ventura. Un fatto che è finito col scatenare lo sfogo di Bettarini, che ad Andrea Damante ha confessato di essere stanco di sentirsi considerare ancora come l'ex di. In questo scenario, viene naturale pensare che Valeria Marini possa essere una tra le papabili alla vittoria finale. In questo momento, i bookmaker danno la sua vittoria per favorita, seguita a ruota proprio da Stefano Bettarini ed Eleonore Casalegno. Chi la spunterà? Chi se ne frega.